La mia piccolissimo intervento di cornice, perché come ha detto Francesco, anche se non riuscirò a seguire in tutte le date, cercherò di accompagnarlo anche quest'anno. Ricordo che era il 27 gennaio, lo scorso anno, il giorno della memoria, quando abbiamo fatto l'appuntamento serale a Santa Maria Longa. Lo ricordo anche perché, nonostante sia passato quasi un anno, per noi sono passati meno di 2 mesi da quando abbiamo potuto iscrivere tutta la medicazione. Ci saranno delle serate come queste, la sceneggiatura dell'evento teatrale dell'estate e poi le considerazioni storiografiche che avevo scritto io e Marco. Quindi, da questa mole di lavoro che ci siamo portati dietro, ne abbiamo tratto la considerazione che il passato è molto vivo, il passato della Grande Guerra è tuttora qui con noi. Non solo quando si passa per il mostratore di Viscole, si vede in 100 metri prima la bandiera austriaca e poi la bandiera fiulana esposta da 2 abitazioni private, entrambe tra l'altro accompagnate dalla bandiera fiulana. Ho scoperto che la Grande Guerra è viva, o comunque il periodo prebellico è vivo, quando diciamo alcune parole come crucco. Ho scoperto da poco che deriva dalla parola pane, crucco in sloveno, che era quello che chiedevano i soldati appena catturati dall'esercito italiano, affamati. O il modo di dire rompere le scatole, che tratto dal fatto che durante la prima guerra mondiale era l'ordine di attacco. Il capitano diceva rompere le scatole, dovevo rompere gli imbocchi di cartone dove c'erano i proiettili per metterli dentro il fucile, quindi rompere le scatole era quella, e quello era a questo modo alla morte per un sacco di persone. È viva soprattutto nella testa, nelle idee delle persone. Ho aperto la TV qualche settimana fa, vedendo, credo, l'unico programma che sia degno di essere visto in questo momento della storia della TV, che è Cronaca Capitale, e si svolgeva a Trieste, presentano una città alla settimana, e il giornalista poneva la solita domanda fatica che ci siamo posti per tutto il corso anno, ovvero si stava meglio sotto l'Austria. E c'era questa signora triestina che diceva che in effetti passare da essere una delle città più popolose e importanti dell'impero, credo la quarta per popolazione, dopo Vienna, Budapest e Praga, ad essere una città periferica del Regno d'Italia, equivaleva a una grossa sottoclassificazione del ruolo del porto, soprattutto dei tedeschi. E poi c'era questa signora invece che più titubante diceva una cosa molto poco fantasiosa e banale, ma veritiera, che la nostra idea non c'era più e che non faceva ragione e che siamo per gli anni. Allora, da questa cosa e da quello che abbiamo svolto scorso anno, il mio intervento verte su delle domande che faccio a me stesso e che faccio anche a voi. E soprattutto è fare le domande al passato. Poi Francesco farà delle domande bellissime al futuro nel suo ultimo intervento, tramite le parole di Thomas Mann. Io invece continuo a fare il passato e la mia prima domanda è una meta domanda che sfocia nell'ucronia, che è una parte della narrativa che si chiede cosa fosse successo se in un determinato punto del passato la storia cambiava. E per me è una cosa talmente ovvia e eclatante, che però non ce la poniamo mai con tanto rigore, è il fatto che noi potevamo fare la guerra a fianco della Ungheria. Venivamo da un'alleanza pluritrentennale, dal 1932, c'era l'intero ambiente finanziario ed economico che aveva sentimenti più tedeschi, la banca commerciale italiana era legata al mondo tedesco, il presidente era tedesco e i delegati erano grosso modo tedeschi per metà. C'era l'ambiente nazionalista di destra che guardava nel militarismo prussiano e asburgico uno dei modelli da replicare. C'era l'ambiente umanista, c'era Benedetto Croce, che è gentile, che si rifacevano al sistema hegeliano, più detto mondo tedesco, e invece non è così. Per me è una cosa inconcepibile, che non ci poniamo mai il fatto che noi abbiamo, diciamo, per parola di Churchill, che erano comunque i nostri alleati, siamo diventati la puntata d'Europa, perché abbiamo cambiato gli alleati così facilmente, e noi non ci poniamo mai questo punto. Come sarebbe potuto andare? La seconda considerazione è il fatto che c'è chi si fa queste domande e si dà le risposte sbagliate, anche questo è un mio problema, no? È il fatto che ho riscoperto da poco che è tornata in auge la teoria del complotto su un personaggio piuttosto importante, perché è il capo di Stato Maggiore prima di Luigi Cadorna, Alberto Poglio, che
morì il 1 luglio 1914, tre giorni dopo i fatti di Sarajevo, quando morì Francesco Ferdinando. E Alberto Poglio aveva espressamente dei sentimenti filo-austriaci e filo-tedeschi. E da questo fatto è nata, lui morì di infarto al miocardio, però il fatto che poi fu sostituito da Luigi Cadorna ha creato dei dibattiti, secondo alcuni storici, il fatto che fu avvelenato, così da portare l'Italia da un versante all'altro. A tale proposito, però, secondo me, se dobbiamo fare la storia con i dovuti crismi, non dobbiamo sopravvalutare il ruolo di un singolo uomo. E il fatto è, voglio leggere un piccolo straccio di ciò che scrisse un capo di Stato Maggiore a Vittorio Emanuele III, poi ditemi voi se possa essere Alberto Poglio di sentimenti austriaci o di Cadorna, che ci porta in guerra contro gli austriaci. Scrive, poco prima dell'annuncio della neutralità italiana, scrive a Vittorio Emanuele: ritengo ad altri termini che si debba non soltanto tornare ad assegnare 5 corpi d'armata, oltre alle divisioni di cavalleria, all'armata e via in Germania, ma che si debba attendere ad inviare su quello che nel conflitto rappresenterà il teatro principale della guerra. L'interesse nostro non può non collimare con l'interesse generale del gruppo di alleanza al quale partecipiamo. Il non compiere da parte nostra il massimo sforzo per concorrere a ridargli stabilità tornerebbe essenziale all'interesse generale e a quello nostro in particolare. Quindi, Cadorna, tranquillamente, diciamo in un arco di tempo piuttosto limitato, parte dalla presentazione di entrare in guerra a fianco degli austriaci a cambiare tutto. E questo apre la terza considerazione che voglio fare, è che non dobbiamo avere paura di considerare la memoria come un campo di battaglia, perché lungo l'arco di tutte le serate dello scorso anno abbiamo visto che da ambo le parti, soprattutto dalla parte austriaca, è ancora molto forte quella che vorrei definire la macchina mitologica dell'impero austro-ungarico. Il ritratto di Francesco Giuseppe credo che campeggi ancora in molte case di alcuni abitanti dell'ex impero. E il mito purtroppo crea anche un passato non molto, diciamo, una pappa indifferenziata di cui non si contraddicono i personaggi. Quindi noi possiamo trovare, l'ho visto su internet, in molti locali affascinati dalla retorica dell'impero austro-ungarico, i ritratti di Francesco Giuseppe accanto a quelli di Tito. Queste ipotesi sovranazionali che però non contano nulla insieme l'una all'altra. E vorrei finire dicendo, visto che Santa Maria comunque è legata al nome di D'Annunzio, un'ode di come la macchina mitologica si componesse anche con l'Italia, naturalmente. A Luigi Cadorna, mi leggo solo i primi 4 versi di D'Annunzio: questo che in te si compie, anno di sorte, l'Italia l'alza in cima della spada, trionfa al segno, e la sua rossa strada ne brilla insino alle fraterne porte. E poi continua ancora. È scritta il 4 settembre 1917, è dedicata a Luigi Cadorna, non incontrerà molta fortuna, perché di lì a 2 mesi avverrà prima Caporetto e poi la sua sostituzione con Armando Diaz. E questo per dire che, secondo me, la poesia, e poi come la memoria, come la storia, ha una doppia faccia ambivalente. Parla sia al proprio tempo, e pensa con le categorie del proprio tempo, ma la migliore poesia, la migliore storia è anche eterna. Questa poesia non è eterna, perché nei nostri cervelli il virus del nazionalismo è, per fortuna, pressoché assente. Quindi noi non riconosciamo in un guerriero, in un'ode alla morte, una cosa così. E questo, ritorno sulla memoria come campo di battaglia, perché prima di essere storici siamo esseri umani con le nostre idee in testa, e ciò che vogliamo dalla storia la cerchiamo a seconda del nostro modo di voler essere umani. Altrimenti si fa come Cadorna, mi dispiace andare contro la persona, però se si passa dal voler fare una guerra contro la stregheria, a fianco della stregheria, ma contro la stregheria, la guerra e la storia diventa solo una versione sadica del giocare con i soldatini. E questo è il caso di fare.